Che sta infilando, questo arriva ogni uomo, sapete? Questa è chiotta. Muscio che arriva dalla Finlandia. Ci arriva. Attenzione sempre che si muova. Geo, benvenuto a Santo Stefano del Sole. Grazie, anzi grazie a voi che ci avete accolto veramente in una maniera molto soddisfacente. Allora, le renne, noi abbiamo un allevamento di renne di cui abbiamo 12 capi, tra cui abbiamo 6 femmine e 4 maschi e 2 cuccioli. Ogni anno proviamo sempre a crescere di più. Ad esempio questo qua ha 2 anni e perde le corna tra maggio e giugno. Poi di solito le renne campano intorno ai 18-20 anni, quando arrivano a una certa età le portiamo in alta montagna e le lasciamo da solo e basta. Guarda, ha avuto un'accoglienza veramente formidabile. Tra poco arriveranno tutti i bambini e quindi ci sarà un po' di folla in più. Guarda, i bambini portano gioia, quindi quando ci sono i bambini c'è tutto. Con il boss della Cicilla ci vuoi raccontare le tue particolarità? Niente, io sono un food blogger gastronomico. Giro un po' l'Irpinia, giro la Campania, mi piace molto il food, il mangiare e anche quello da strada, il cibo da strada. E niente, stasera sto qui perché il mio grande amico Mini Food Curci, ho sposato un progetto che a breve faremo con lui, perché sono un amante della carne frollata, degli hamburger, di tutto. E qui e poi Santo Stefano del Sole è un bellissimo paese, hanno organizzato un bellissimo evento in 2 giorni e che dire, non potevo non mancare, anche se ho tradito la mia madre perché ci sono i mercatini anche a Solofra, però dove un amico ti chiama non lo puoi abbandonare. E vi voglio salutare sempre col mio motto che è mangiamo, beviamo e godiamo. Ciao a Vilai, ciao a Ellino. Ci vuoi descrivere qualche allora, piatto particolare? Abbiamo una bellissima porchetta IGP di Ariccia da fare con farcita nel panino con le ottime insalate, pomodori e provola. Poi abbiamo delle ottime frittatine da food porn
e poi abbiamo degli ottimi cuocchi arancini e per finire la bomba del mini food curci, il kebab super facito e super da food porn. Ragazzi, e che dire, vi aspettiamo sempre e voglio ripetere sempre il mio motto che è mangiamo, beviamo e godiamo con mini food curci. A breve tantissime novità all'uscita dell'autostrada di Serino. Ciao Cicciolini. Da dove vengono queste caldarruste? Serino. Serino. Sì, sì. Se le vuoi inquadrare stanno qua, eh? Quelle già cotte. Poi sta tutta l'esposizione tutta la. Agrituristica che è nata nel 2021 e proponiamo tutti i prodotti locali del territorio cucinati sapientemente dallo chef Marco Luciano. Questa sera proponiamo una patata pezzente che è uno dei suoi piatti, uno dei suoi cavalli di battaglia, una patata ripiena di caciocavallo e guarnita con della pancetta croccante. Quest'anno si è cimentato anche nel fare un panettone artigianale nei gusti di cioccolato e Nutella, pistacchio e albicocca. È fatto, realizzato quindi a mano, artigianale, con solo esclusivamente con lievito madre. Vi aspettiamo in tenuta, grazie. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Siamo con Nadia qui, lei è di Santo Stefano, sì. Sì, 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 sì. Ci puoi descrivere un po' i tuoi prodotti? E niente, sono pupazzi artigianali fatti con vari materiali, pannolana, feltro, pannolincio, un po' di materiali vari. E niente, ho un po' la passione del Natale, quindi mi faceva piacere esporre al mio paese qualcosina e quindi abbiamo deciso quest'anno di portare un po' di roba natalizia fatta a mano. Anche il pupazzo grande l'ho fatto sempre a mano e sperando che vada bene. Quanto tempo ci metti per produrre questi pezzi? Oddio, visto che comunque ho un lavoro proprio principale, quindi un paio di giorni comunque ci vuole per un pupazzetto, perché mentre prepari la base, mentre questi sono base e vestiti in un'unica cosa, invece il Babbo Natale ha una vera e propria struttura sotto, cioè c'è il corpo, poi sopra ci sono pantaloni, giacchetta e quant'altro, quindi è un po' più elaborato, qua ci vogliamo quasi una settimana per farlo, giustamente con pochi spezzoni durante la settimana, ecco. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy. Cosa stai preparando di bello? Sto preparando dei fuoriporta personalizzati. Propongo delle palline personalizzate in vetro col nome e si possono personalizzare come si vuole. Ho il macchinario qua e al momento lo faccio. Ecco qua, pronto i fuoriporta. Tanti auguri. Grazie anche a voi, tutti auguroni.
We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy. Può descrivere un po' i suoi prodotti che dimostrate qui? Dell'azienda agricola La Massaria, produciamo tutti i tipi di liquore a partire da quello alla castagna, nozzola, melone, melannurca, delle marmellate, in particolare ciliegia albicocca. E poi c'è Antonio Cirino che all'interno delle nostre terre ha le casette, quindi produzione di miele, sia di sulla, millefiori, castagno e acacia. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy. Voglio dire, l'abbiamo riproposto, però oggi, cioè, ci sta a Core che comunque ha fatto un suo prodotto qua, che poi ti spiega lei. Core, spiegaci un secondo che cosa hai fatto. Per prima buonasera, e mi fa sempre piacere che venite a Santo Stefano, che ci venite a trovare. E poi questa sera abbiamo fatto una cosa per San Vito, una cosa bellissima per San Vito. Abbiamo allestito questa stanza perché il presidente Achille Volpe e il presidente, che stasera non c'è, Feola, si sono interessati per allestire questa stanza, e il ricavato va al museo di San Vito, con la speranza che veramente tutti i paesani e tutta la gente che veramente ha visto il sacrificio veramente che il presidente sta facendo. Al di fuori di questo, io ho preparato le sciarpe fatte da me artigianalmente con lo stemma Core, che a Santo Stefano di cuore ci sto solo io, anzi Core e basta. Altre persone mi fa piacere che lavorano, che vanno avanti, ma il Core è mio perché è di nessun altro. Grazie tante, arrivederci. Prego. Ma assolutamente, voglio dire, di dovere, voglio dire, come ogni anno, fare i più sinceri auguri di un Santo Natale e di un felice anno nuovo. Speriamo che l'anno prossimo ci porti più fortuna, ci porti tanta ricchezza sicuramente nell'anima e nel... comunque, voglio dire, quest'anno non possiamo, se facciamo l'analisi dell'anno 2023, non possiamo dire niente di male. È andato bene, sicuramente ci riproponiamo per il 2024. Ci auguriamo solo che nel 2024 ci sia, diciamo, un po' di serenità e di tranquillità per tutti. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy. Allora Renato, ci ritroviamo con il nostro artista preferito di ceramica. Ci vuoi raccontare questa sera che cosa ci fai vedere? Senti, questa sera vi faccio vedere un po' delle cosettine che servono più per soprammobili, per abbellimento della casa, piccole cose. Per esempio, la cosa di particolare sono questi piccoli innaffiatoi che funzionano veramente per l'acqua, con l'acqua, e potrebbero servire per delle piccole piantine grasse. Sullo stesso stile
sono fatti questi piccoli soprammobili che possono essere contenitori di oggettini tipo portacandele oppure semplicemente di arredo su un qualche mobile. Ci sta qualche annaffiatoio più grande e ognuno, c'è da dire che ognuno di questi oggetti è un pezzo unico, non c'è nessuno uguale all'altro. Questo è un po' per giocando con la fantasia e divertendosi un po'. Poi per parlare un po' di qualcosa un po' più impegnativa possiamo parlare dei violini in ceramica. Come vedete sono dei violini fatti interamente in ceramica, con la ceramica, dipinti con i colori a ceramica, e sono dei violini funzionanti. Sono stati provati già da qualche violinista, io ho qualche filmato, e domani ci dovrebbe essere un ragazzo che sta studiando violino e mi ha detto che forse passerà di qua, e le persone che saranno fortunate a trovarsi in questa mostra potranno sentire anche il suono dei violini. Vuoi augurare gli auguri a tutti? Voglio augurare senz'altro gli auguri a tutti, che sia un Natale soprattutto di felicità, di gioia, di salute e soprattutto in pace in tutto il mondo. Ce n'è tanto bisogno. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. Ci troviamo qui in questa calda atmosfera di questo paese di Irpinia. Sì. Vuoi augurare un po' gli auguri a tutti i santostefanesi? Allora, io voglio augurare un Natale strepitoso, ricco d'amore, di unione, di felicità, ma soprattutto di calore e famiglia, perché Natale è famiglia, come Santo Stefano. Penso che girandosi intorno tra le luci e tutta questa atmosfera possa far vedere come Santo Stefano è famiglia, è calore e accoglienza. Quindi non posso che augurare a tutti i miei concittadini, a tutti i santostefanesi, il più bel Natale di tutti i Natali che debbano ancora venire. Ti ringrazio Michele di tutta questa pazienza che hai nei nostri confronti. Io voglio ringraziare soprattutto per questa riuscita di questi mercatini, che stasera è la prima serata. Abbiamo avuto le vere renne di Babbo Natale, un regalo fatto dal sindaco per tutti i bambini. Quindi io voglio ringraziare tutti i miei colleghi dell'amministrazione comunale, in particolare Antonio Bellino che è per gli affari commerciali. Poi voglio augurare una buona riuscita anche a tutti quanti noi per domani, perché avremo il Natale in volo con il gruppo MAF, Nucleo di Protezione Civile di Santo Stefano del Sole, più PROCIV, che è il coordinamento regionale, che farà la calata dal Babbo Natale, dal campanile della nostra chiesa. In più voglio ringraziare il nostro sindaco, come ho già ben detto, che è stato sempre accondiscendente ad ogni nostra richiesta, soprattutto la mia. Voglio ringraziare anche chi ha reso possibile tutto ciò in forma più manuale, che poi è Carmine De Piano, che è un nostro dipendente esterno, che oltre al lavoro ha dato anche la possibilità dello steccato e tutto il resto. Voglio ringraziare tutti gli espositori di Santo Stefano, da Melart alle Chicche di Nadia, a Royal Wedding di Giuseppina De Luca, a Rosalia De Feo e Rosa Urciuli, a Giovanna Luciano, alle Caldarosse di Marta Rodia, i ragazzi che si sono chiamati RAS, all'Ellomo Mini Food Curci, a Gino il Tabacchino, che poi tu conosci benissimo, alla Tenuta Santo Stefano, a Certa Grossa, a Domenico Urciuoli, Cantina Domenico Urciuoli, all'Antico Casaro, che questa sera e domani sera ci allieterà anche con la mozzarella fatta a mano, a Vincenzo Esposito con le sue cose fatte manuali a livello di legno. Poi abbiamo poi la pasta fatta a mano da un noto ristoratore di Serino, che non si vuol far sentire in anonimato. Poi abbiamo la masseria di Alessandra Vigorita, e poi abbiamo i nostri santostefanesi che ci stanno allietando con tutti. E poi abbiamo il nostro clou,
parliamo della parte più santa stefanese, le salsicce e i cotechini di Paolo Dell'Anno e di Riccardo Esposito, e poi abbiamo la parte di nostra più tradizionale, che è San Vito. San Vito propone il suo calendario, propone le sue prospettive del 210° anno, che il 2024 propone. Vi proporremo anche quest'anno, dopo tantissimi anni, siamo lieti di essere di nuovo capofila meeting del San Vito d'Italia. Quindi il nostro comune, insieme al Comitato Festa San Vito, avranno nel mese di aprile il meeting di San Vito d'Italia. C'è Core che darà la sua parte con le sue sciarpe fatte col suo stemma di cuore, e poi abbiamo l'Oasi Bar, che si è proposto stasera di farci la famosa e tradizionale minestra maritata. Spero di non essermi dimenticato di nessuno. E poi abbiamo Renato Vingo con la sua mostra di pastori tradizionali, e Rita le gioie di Tarì con i suoi gioielli fatti a mano. Ringrazio anche Vittorio, che ha lietato la nostra serata e lieta la nostra serata con la sua musica. E niente, vi aspetto domani sera per la seconda edizione e la seconda serata dei mercatini. Grazie Michele, scusami. E nel frattempo aspettiamo tutti i bambini che sono impegnati in un concerto. Sì, questa sera c'è il concerto, perché la nostra scuola media è inserita in un progetto di musicale. Quindi stasera il nostro sindaco non c'è, ma lo vedete arrivare a breve, è al concerto di musica delle scuole medie, la nostra scuola primaria, che dopo tanto tempo ha riaperto le proprie classi. Quindi è stato un anno ricco di soddisfazioni, è stato ricco di tante cose bellissime. Quindi è una prospettiva che ci darà per il futuro prossimo, 2024, scoppiettante, e con tante nuove proposte, con tanti nuovi progetti che abbiamo in mente, sia non solo culturali ma anche sociali, perché noi abbiamo uno stand adibito anche a Teleton per la ricerca sulla genetica, ma anche sui ragazzi autistici. Qui ci sono un gruppo di ragazzi autistici che sono con noi, che hanno proposto i loro lavoretti. Quindi oltre a quello avremo tanti altri finanziamenti per nuovi progetti, anche sulle strutture, sull'ex scuola giù a Sozio, un parco giochi, tantissime cose che la nostra amministrazione, grazie al nostro sindaco, vi proporrà in questi futuri anni. Quindi veramente un buon Natale e un buon anno, e una fine deliziosa, un anno scoppiettante.